importante come sviluppo, per dire che non c'è mai stata un'interruzione da quel momento iniziale a oggi, ma un'evoluzione tipica nostra, ma che non si è mai interrotta. Il concetto di comunità in Italia è qualcosa di molto più di culturale, di politico, di identitario, se vogliamo. Non è sicuramente la costruzione di una serie di edifici o di servizi commerciali, purtroppo, perché io ho vissuto 20 anni vendendo pubblicità sui giornali, quindi mi avrebbe fatto comodo. Ma questo non implica che non esista una realtà di questo genere. È importante che noi teniamo conto delle nostre specificità, perché siccome oggi, in questo momento, in Italia, ci troviamo in un momento di crisi di transizione del movimento gay, esattamente come quello che ci fu nel momento di transizione dal movimento omofilo al movimento gay. C'è questo momento in cui le vecchie ricette non funzionano, hanno fallito. È palese che il nostro lobbying sul mondo politico non è mai stato preso sul serio, non ci hanno mai ascoltati, non ci hanno mai veramente preso in considerazione. È palese che bisogna cambiare modi e strumenti di comunicazione e di produzione culturale e politica. Come? Se io lo sapessi avrei già iniziato a farlo. Evidentemente succederà come è già successo, io ho già visto due di queste crisi nella mia vita. In entrambi i casi la risposta giusta l'abbiamo capita dopo che si era affermata come risposta giusta. Quando nel 1981-82 andò in crisi il movimento, quello di Mario Mieli, di cui io facevo parte, quando nacque Arcigay, io fui contrario, è chiaramente un ritorno piccolo borghese nell'intimismo di destra, e solo dopo qualche anno ci si accorse che invece no, la risposta era quella giusta. Di fronte a un movimento che diceva lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, e che non aveva abbattuto lo Stato borghese, non l'aveva neanche cambiato, era rimasto lì sospeso per aria a farsi le sue seghe mentali, un Arcigay che diceva noi con lo Stato borghese ci andiamo a parlare, poi se possiamo abbatterlo va bene, ma intanto ci andiamo a parlare, questo cambiamento di prospettiva fece la differenza. Forse la mia ipotesi è che con questo Stato borghese andare a parlare un po' meno e abbatterlo un po' di più, qualche risultato in più lo darebbe, però qui sono già fuori dal tema della conferenza e quindi lascio a voi la parola adesso.